Cercherò di rispondere molto brevemente a questa domanda che in verità è assai impegnativa e richiederebbe seminari di più anni di trattazione. L'importanza della filosofia in generale, a maggior ragione oggi, sta essenzialmente nella sua inutilità, quindi rovescio il modo abituale di impostare le questioni. Noi siamo soliti pensare che l'importanza delle cose, delle attività, delle discipline risieda nella loro utilità, cioè nel produrre effetti pratici, immediati nella vita quotidiana, valutabili secondo il criterio dell'utilità, ossia di quel nesso del servire a qualche cosa in forza del quale noi valutiamo le cose buone o non buone esattamente in ragione della loro capacità di soddisfare scopi concreti, immediatamente pratici. Ecco, la filosofia, possiamo dirlo tranquillamente, da questo punto di vista non serve esattamente a nulla e anzi forse possiamo dire che ci aiuta a rovesciare questo locus communis a cui siamo soliti pensare, perché la filosofia è un sapere disinteressato, è il tentativo di elaborare mediante concetti la presa di coscienza del proprio mondo storico e quindi qualcosa di intimamente sconnesso dal nesso del servire a qualche cosa a cui si faceva prima riferimento. Uno dei più grandi filosofi del canone occidentale, Aristotele, nel suo testo La Metafisica, che in realtà è un testo non pubblicato e non scritto da Aristotele, ma frutto di una composizione editoriale, potremmo dire, successiva ad Aristotele. Metafisica vuol dire dopo la fisica, cioè dopo i libri di fisica, per come erano disposti. Ebbene, nella Metafisica Aristotele dice che la filosofia è la scienza suprema, e la episteme, la scienza, il sapere solido, supremo, proprio in ragione del fatto che è sciolta dal vincolo del servire a qualcosa. Aristotele, figlio del suo tempo, per spiegare questo punto ricorre a un esempio alquanto efficace, anche se forse, ma neanche troppo in verità, démodé rispetto ai nostri tempi. Dice: come l'uomo libero è superiore allo schiavo, in ragione del fatto che solo l'uomo libero è sciolto dal vincolo del servire a. Analogamente, solo la filosofia è la scienza superiore rispetto alle altre perché anch'essa è sciolta dal vincolo del servire a. È una scienza libera, indipendente, fine a se stessa. Aristotele, sempre nella Metafisica, ci spiega che la filosofia nasce per fuggire l'ignoranza. È qualcosa di connaturato all'uomo perché l'uomo di tutti è il solo animale che tende per natura al sapere, dice Aristotele, cioè a fuggire l'ignoranza. Quindi la filosofia fa parte del corredo naturale dell'uomo, come zoon logon econ, come animale dotato di ragione, di linguaggio e di calcolo della giusta proporzione sociale del vivere comunitario. L'uomo in quanto tale è un animale filosofico, potremmo dire. Molti secoli dopo, rispetto ad Aristotele, non in Grecia ma in terra sarda, un altro grande pensatore come Antonio Gramsci potrà scrivere nei suoi quaderni del carcere che tutti gli uomini sono filosofi, perché tutti gli uomini, anche quelli meno formati, meno istruiti, si pongono in certa misura delle questioni filosofiche legate a una ontologia primitiva concernente le grandi questioni della vita, dell'esistenza, di che cosa sia il mondo, di quale sia il fine che presiede all'andamento delle cose. Quindi potremmo dire, senza tradire il verbo di Aristotele e di Gramsci, che tutti gli uomini sono filosofi. Certo, poi solo alcuni lo diventano in maniera professionale, cioè esercitano quotidianamente la filosofia e ne fanno magari anche la ragione della loro esistenza. Però tutti gli uomini in certa misura si pongono delle questioni, hanno una loro ontologia primitiva, vorrei chiamarla, cioè hanno una loro visione, per quanto semplice e non strutturata, delle cose. Ecco, quindi fare filosofia significa esplicitare una tendenza che tutti gli uomini in quanto tali hanno. Questo è un punto che mi pare importante sottolineare in un tempo come il nostro in cui una delle cose che più dà da pensare è proprio l'assenza di pensiero. Ecco, sembra che la filosofia sia in larga parte dimenticata proprio in ragione della sua non utilità. Ecco, forse ripartire dalla filosofia può anche giovare a mettere in discussione il criterio dell'utile, il grande idolo del nostro tempo, come lo chiamava Schiller, l'utile come grande idolo a cui tutto deve inchinarsi. Ecco, la filosofia
ci aiuta esattamente anche a mettere in discussione questo. La filosofia è un tentativo critico, se dovessi provare a prospettarne una definizione certo perfettibile a mo' di ipotesi di lavoro, è un tentativo critico di cogliere il proprio tempo nel pensiero ponendolo in relazione con l'eterno, provare a riflettere sulla propria epoca storica, sul proprio mondo concreto di cui il filosofo stesso è abitatore a tutti gli effetti, provando a ragionare al di là del puro occorrere degli eventi. Anche il giornalista, in fondo, esercita un'attività che a tutta prima può sembrare analoga a quella del filosofo. Anche il giornalista ragiona sui fatti quotidiani, di cronaca. Qual è la differenza? E anzi, spesso grandi filosofi sono stati anche grandi giornalisti, Come come nel Gramsci. caso di Gramsci, di Marx, e molti altri. La differenza sta però nel fatto che il giornalista ha, per così dire, uno sguardo, a gittata breve, si interroga sulla semplice quotidianità, sul succedersi cronachistico degli eventi. Il filosofo invece fa una sorta di ontologia del presente in forza della quale pone in relazione gli eventi della giornata con un orizzonte di senso più grande. Ecco, per questo, dopo aver menzionato il maestro di coloro che sanno, Aristotele, voglio qui, ed è necessario farlo, richiamare molto rapidamente Hegel, l'altro grande maestro, in questo caso della modernità, forse il punto più alto della coscienza storica occidentale moderna, il quale Hegel dà due definizioni molto diverse della filosofia. Dice per un verso che la filosofia è il proprio tempo appreso nei concetti. Cioè il filosofo non può saltare al di là della propria epoca storica, ma è necessariamente costretto a pensare il proprio tempo storico, cioè a riflettere sull'accadere della propria epoca. Però poi Hegel stesso ci dice anche nella scienza della logica che la filosofia si occupa di ciò che è ed è eternamente. Ora, sembrano due proposizioni inconciliabili. Come può il filosofo occuparsi del proprio orizzonte storico e insieme di ciò che è eternamente? Esattamente il filosofo cerca di coniugare queste due determinazioni. Il filosofo prova a ragionare su ciò che accade oggi, nell'hic et nunc, e a porlo in connessione con ciò che è ed è sempre. Ecco allora che il filosofo non si limita alla stregua del giornalista a dire ciò che accade quotidianamente, cioè a restituirci una narrazione degli eventi tout court, ma prova a ragionare sul senso degli eventi, prova a porre in connessione le strutture del proprio orizzonte storico con l'idea di verità, di giustizia e di bene. Prova cioè a intrecciare in certa misura, secondo un equilibrio instabile, potremmo dire, gli eventi quotidiani, il presente vissuto dal filosofo stesso, con l'orizzonte più grande della verità eterna, della giustizia eterna, del bene eterno. Tutti i grandi filosofi in fondo possono essere, a mio giudizio, essere interrogati da questo punto di vista. Quando Aristotele, che prima evocavo, si pone la domanda sulla città giusta nella politica, rispondendo anche a una vexata quaestio che era già stata sollevata dal suo maestro Platone, di fatto sta provando esattamente a intrecciare, a coniugare fra loro la dimensione del presente, cioè delle città realmente esistenti, che Aristotele conosce approfonditamente, tant'è che scrive anche dei testi sulle costituzioni, con l'idea della città giusta, di come debba essere la città giusta, ragionando nel quadro della concretezza del presente. Ecco, nella politica, troviamo la descrizione di come possa strutturarsi la giusta città in riferimento alle possibilità reali. Vi è anche una velata, ma nemmeno troppo polemica, contro Platone che aveva invece delineato un modello astratto, un paradigma in cielo, come lo chiama Platone stesso. Quindi emerge anche un altro aspetto, a mio giudizio, da questa pur approssimativa definizione che vi ho prospettato della filosofia. Il filosofo non si occupa, l'abbiamo detto, di questioni puramente cronachistiche, che altrimenti sarebbe un giornalista e nulla più, non si occupa nemmeno di questioni puramente metafisiche, astratte e disancorate dalla concretezza storica, come spesso viene in maniera caricaturale, un po' fumettistica, presentato talvolta. Il filosofo che, secondo la grande narrazione, quasi satirica, per contemplare le realtà superne, metafisiche, precipita nel pozzo, la vicenda di
Talete, raccontata da Platone nel Teeteto. Il filosofo invece intreccia le due dimensioni, si occupa delle cose più concrete e lo fa però interrogandole da un punto di vista che trascende la semplice cronaca quotidiana, prova a intrecciare le due dimensioni e quindi nella filosofia, capite bene, vi è anche una necessaria politicità, vi è anche una necessaria, un necessario sguardo rivolto al presente e alle questioni politiche del presente. Tutti i grandi filosofi sono stati anche grandi filosofi della politica, da Aristotele a Gramsci, da Platone a Hegel e così via, da Tommaso d'Aquino a Kant, perché la filosofia ha come proprio orizzonte la comprensione del mondo storico e quindi necessariamente anche il tentativo di intervenire nel mondo storico, di intervenire in maniera filosofica, potremmo dire, di scendere dal cielo della riflessione astratta sul terreno concreto della vita politica. Prima vi citavo la politica di Aristotele, se prendete invece la Repubblica di Platone, che è l'altro grande testo politico tramandatoci dell'antichità, essa si apre con un verbo evocativo per i greci, kateben, in greco vuol dire io scesi. Socrate racconta nella Repubblica di essere sceso al Pireo, che è in posizione declinante rispetto all'Acropoli, e quindi implica una discesa, ma al di là della discesa materiale concreta è qui operativa una valenza metaforica del termine katabasis, discesa. La discesa era stata quella di Odisseo nel regno dell'Ade. La discesa a cui si fa riferimento nella Repubblica è la discesa che il filosofo deve necessariamente fare nel mondo infernale della vita politica e delle contraddizioni. Quindi ho fatto questo semplice, rapido richiamo alla Repubblica di Platone per specificare il fatto che è fuorviante l'immagine del filosofo come abitatore della Turris Eburnea separata dalla realtà concreta.